che fa rima con tante altre cose. No, no, quello no. Con situazione. Per creare la situazione. Oh, ciao, Waglio. Pensavamo, ma con tutti i soldi del canone, la Rai non è riuscita nemmeno a comprarsi un beep di orologio. A Capodanno portavano 3 minuti avanti. E che, Sabino, tu che ne pensi? È vero. Oh, io per colpo della Rai ho festeggiato in anticipo il Capodanno. Sei cresciuto prima, che succede? Cioè, ma questa cosa. Oh, ma poi come si fa? Cioè, quella della Rai potevano fare come fa mia nonna, che mette il televideo. È vero. C'è l'orario giusto, è vero, quello è preciso. Cioè, ma non usa ancora il televideo, perché non va su internet e mette il televideo. Cioè, ma secondo te è normale? La Rai, in anticipo. Cioè, tipo la storia di Fantozzi. Ve lo ricordate il film di Fantozzi? Che quelli là, per risparmiare la band, mettevano l'orologio. Mancano 30 secondi, vai! Oh, che figura di merda. Hanno fatto la figura di merda. Vabbè. Senti, ma al di là di questo, adesso invece non c'è più il televideo, però tutti stanno con i telefonini, quindi ognuno dà la sua, sì, il suo minuto. Il suo minuto, 34, 35. Infatti, io stavo con degli amici, mi sembrava un pochino in anticipo. Vabbè, però magari sarò io. Se tutti qua, magari sarò io. Abbiamo festeggiato in anticipo. Ma vabbè. Parliamo di oroscopo. No. Arrivano i primi, sì, però quest'anno è notato che non se ne sta parlando. È vero, tanto. Non c'è la crisi dell'oroscopo. I vari Branco, i vari, non ne ho visti. Sì, quello, come si chiama? Fox. Paolo Fox. Questo suggerisce Paolo Fox. Usa anche si chiama Paolo Fox. Paolo Fox, che dicono, cioè, cancro. Però l'oroscopo, onestamente, lo possiamo fare pure noi. Facciamo iniziamo. Ariete. Venere, Saturno. Aspettate. Ok. Finito. Toro. Toro, quest'anno veramente c'è Plutone che viene verso marzo-aprile e ti poi dice, se ne va. Due mesi se ne va. Perfetto, grazie, perché questo è il mio segno. Gemelli. Gemelli ritenta fra 14 anni. Ah. Così. Bene, Cancro. Cancro, copriti. Copriti. Che fa freddo. Che va? Leone. Lo sappiamo che sei generoso, però quelli se ne approfittano. Vergine. Beh, devi un po' il carattere, che non tanto. Ok, Bilancia. Beh, vabbè, guarda, tutti ti chiamano. Nessuno ti vuole. Scorpione. Qualcuno arriverà, ma non sappiamo dove. Dove? Ok. Sagittario. Sagittario, tu lo sai, non che te lo dica, lo sai. È l'anno tuo. Capricorno. Capricorno, guarda, quest'anno soldi. Non lo so se a te, però i soldi staranno. Acquario. Acquario, devi guardare le cose da un'altra prospettiva. Pesci. Pesci, non ti puoi lamentare, poi a un certo punto dipende anche da te, fatti delle domande. Ok, e abbiamo concluso. Si fa Bruno, ci vuole a fare l'oroscopo. Non ci vuole niente a fare l'oroscopo. Sei anche tu un astrologo. Comunque, bravo. Quest'anno il fatto che le persone non tanto, come ci diceva qui il puffo di Babbo Natale, che sta nell'angolo in punizione, non vi dicevo, non tanto quest'anno stanno comprando le riviste. Secondo me, perché ormai non abbiamo manco la speranza nell'oroscopo. La gente si affida solo a gratta e vinci. Cioè, capisci? Prima uno dice vediamo l'anno prossimo, invece già uso l'anno prossimo. Niente. Già mi arriveranno le cose di Equitalia. Che lo prendo a fare. E poi è vero, pure una cosa, che tu leggi 3 oroscopi, ti dico 3 cose diverse. Non ti capisci nulla. Quello ti dice che sei fortunato, quello che dice che sei sfortunato, quello mezzo e mezzo. Però i 3 punti di riferimento sono amore, salute e lavoro. Sì. Amore, salute, lavoro. Poi ci sono quelli che mettono soldi direttamente senza lavoro. Io non voglio lavoro, soldi direttamente. Perché metti lavoro? Soldi. Sabino, tu che segno sei? Io sono del segno cinese del polpo ricciato. Radio Selene. La Puglia è in onda.